Praga, soprattutto una domanda volevo farla all'artista, di sì. Senta, lei pensa di alcune visioni che abbiamo fatto, io sento già un brivido di polemica nei suoi colleghi. Io penso che si scateneranno molto contro il film. E secondo lei? Prima domanda. Seconda domanda, Sergio, è la seconda volta che fai recitare, secondo me, l'attrice che finalmente ha cancellato le tante sciapiste che lavorano nel cinema italiano. È la seconda volta che gli puoi fare un nudo integrale, questa volta anche più monumentato. Alla terza volta che farai? Cominciamo da Gianni. Di certo forse c'è un certo, come si può dire, ma non l'agitazione, ma insomma c'è una volontà di spesso di essere una cosa a parte, no? Tant'è che diciamo l'arte ha creato un proprio mondo, no? Tant'è che si chiama appunto il mondo dell'arte, cioè. E allora diciamo questo è un mondo anche che ha dei cerimoniali, dei modi di fare, di esporsi. Allora, sicuramente ci può essere un po' di, come dire, una leggera irritazione di aver vestito, essere usciti diciamo, da quel recinto di protezione, di consuetudini, di modi. Devo dire, erano tutte preoccupazioni che ho avuto presentissime anch'io prima di accettare il lavoro, insomma, di avere questa avventura con Sergio e con gli altri. Ma il motivo per cui l'ho accettato era proprio nella scrittura del film, oltre alla, diciamo, alla profonda stima che ho nei confronti di Sergio, era perché immaginavo che in qualche modo in questo film l'arte doveva avere un ruolo di personaggio, cioè doveva essere tra i personaggi un altro personaggio, era un po' una sorta di testimone muto, qualcosa che è fissa, che è là, che in qualche modo dimensiona, e questo anche nella realtà, la nostra, diciamo, vita, no? E all'interno del film l'idea di avere delle opere che fossero, che stessero là, circondate da un'azione, da una vicenda così estrema, insomma mi sembrava che era anche un modo giusto di mettere l'arte, perché l'arte in fondo diciamo, sta nella nostra vita con il suo aspetto proprio di testimonianza, no? Cioè ci testimonia, ma anche siamo anche guardati da questo, diciamo, da questa idea che l'umanità ha costruito di qualcosa di molto alto a cui dobbiamo riferirci, no? Dove continuamente noi ci prendiamo le misure su quella cosa, no? Allora mi sembrava che fosse proprio il luogo adatto dove mettere l'arte. Allora dopo un po' ho perso, diciamo, quei pudori e ho pensato che poteva essere il posto giusto, paradossalmente, dove mettere l'arte, proprio anche in una vicenda che paradossalmente invece sembrerebbe non giusto, perché c'è tutta una vicenda di... Allora, quel ruolo testimoniale mi è piaciuto, insomma, ho pensato fosse... Comunque, se quelli Enrico, se quelli del mondo dell'arte si incazzano, a noi ci fa piacere. Perché se si incazzano vuol dire che abbiamo beccato qualcosa che li riguarda. Per cui anche se poi il film non si picca di fare, come dire, indagini sul mondo dell'arte, ma solo indagini psicologiche, poi se qualcuno si incazza ci fa piacere. La Vittoria. La cosa farà no, io diciamo, io, tu sai, io ho portato fortuna a qualche attrice, a più di un'attrice, penso di averla portata già a Vittoria la volta precedente, perché appunto penso che lei non volesse nemmeno fare l'attrice quando l'ho trovata io, cioè, insomma era
questa volta io voglio proprio vincere una scommessa, perché lei mi sembra un'attrice superlativa. La terza volta io farei fare la vittoria un maschietto, diciamo, se l'avesse vista Federico, quando Federico fece intervista. Voi sapete, vi ricorderete che intervista Federico era il racconto di una troupe di giapponesi che andava a Cinecittà per intervistare Fellini, mentre Fellini faceva i provini cercando il protagonista di America, di Kafka, Carl. E lui aveva scelto delle donne che vestiva da maschietti. Ecco, Vittoria secondo me può fare perfettamente Carl, che è il protagonista di America, di Kafka, potrebbe fare l'uomo, diciamo, un maschietto. Questo è, diciamo, per andare oltre la sua nudità. Okay. Allora, grazie a tutti, i giornalisti delle radio si possono avvicinare e tutti gli altri salutiamo già da ora perché ci raccontami e non confondere le mie esigenze col fango. Aiutami piuttosto che colpire.